la tua pubblicità su questo network, contatta via WhatsApp il numero 348-7105-308. Ripeto, 348-7105-308. Oppure telefonicamente allo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Becciolini Network, il canale di informazione libera ed indipendente. www.becciolininetwork.com. Becciolini Network è anche tuo. Sostieni il tuo network. Ti piacciono i nostri contenuti e vuoi aiutarci a migliorare? Anche grazie al tuo contributo potremo continuare a offrire gratuitamente informazione libera e indipendente. Contribuisci e manifesta concretamente il tuo apprezzamento e il tuo sostegno con una donazione. Per le tue donazioni vai su www.beccioliniNetwork.com/sostienici. Donare è facilissimo. Puoi farlo con una donazione singola, oppure in modo ricorrente con donazioni mensili tramite abbonamento, scegliendo tra diversi metodi di pagamento. Se per te il nostro lavoro ha valore, dagli valore. Grazie da Stefano Becciolini. Buongiorno cari amici del canale Becciolini Network, Rete Informazione Europea, benvenuti in questo ultimo appuntamento, no, penultimo, perché domani mattina abbiamo l'avvocato Di Primio di questa settimana e oggi siamo qua per la seconda parte della trasmissione Glauco Benigni si racconta. Buongiorno Glauco. Buongiorno cari. Siamo già alla seconda parte, chissà che succederà in futuro. Sicuramente ce ne saranno tante altre. Allora, prima di iniziare, io voglio ricordare agli amici di TikTok, che so che sono tanti, poi lo ricorderò anche più tardi, a metà trasmissione, di andare a cercare il profilo Glauco Benigni. Glauco Benigni. Sono veramente dei video interessanti, sono brevi, sono fatti molto molto bene. E iscrivetevi e soprattutto mettete un mi piace, perché comunque Glauco lo merita. Purtroppo su YouTube c'è, anzi meno male che c'è, ma non ha tantissime visualizzazioni, anche lì cercate il canale YouTube Glauco Benigni, però diciamo che tutti stiamo puntando molto su questo social che si chiama TikTok, quindi cercate Glauco Benigni su TikTok, unitevi e vedrete molte volte alcune sue performance, sui video che sono delle perle non solo di saggezza ma soprattutto di cultura. Glauco, allora noi siamo rimasti alla tua prima parte della tua vita, lo sapevo che non riuscivamo a concludere tanti anni di professione in una sola puntata e abbiamo deciso di fare anche la seconda. Oggi di cosa ci parlerai nello specifico? Ma noi nella prima parte abbiamo fatto un po' un volo d'angelo su tante cose, poi mentre parlavamo abbiamo capito che bisognava approfondire alcuni aspetti. Uno degli aspetti ovviamente è la cosiddetta vita professionale, cioè i lavori che ti hanno consentito di sopravvivere perché qualcuno ha pagato. E allora avevamo deciso, non so, si è pensato di dedicare questa puntata alle mie avventure di lavoro, diciamo, perché in gran parte si è trattato di avventure. Io non sono uno di quelli, per esempio, che scelgono. Io, questo è importante, a me quando sento che la gente dice ma devi scegliere, io ho scelto di... Io un po' rimango un po' stupito perché dico, ma io non ho mai scelto, come mai? Io mi sono sempre abbandonato a quello che la vita mi metteva sotto il naso, sotto gli occhi, cioè ho sempre dovuto cavalcare l'onda. E infatti le mie avventure lavorative cominciano proprio con una serie di circostanze che io non avrei mai pensato. Io c'avevo 26 anni, correva il 1976, che era l'anno
in cui si stava preparando il 77, cioè, quindi c'erano molte venature di sommossa addirittura, cioè le brigate rosse imperversavano, perché poi nel 78 ci sarà l'apoteosi delle false brigate rosse con il rapimento Moro, e quindi quelli della mia generazione che avevano fatto sociologia vagabondavamo alla ricerca di qualche cosa da fare, perché poi mi ricordo che inventarono una cosa che si chiamava vertenza Lazio e ci mandarono a insegnare alla gente che cosa era la legge sull'aborto e la legge sul divorzio, in primis la legge sul divorzio, ma soprattutto la vertenza Lazio si svolgeva all'interno degli ospedali, perché si trattava di convincere i paramedici, cioè gli assistenti dei medici, i portantini, quelli che stanno in corsia e così via, a lavorare anche agli aborti. E c'era l'obiezione di coscienza a quel tempo, per cui i cattolici, molta gente, si rifiutavano, e c'era un subbuglio incredibile negli ospedali. Ecco, noi, io e altri sociologi e psicologi giovanissimi, eravamo stati convocati dall'assessore Cancrini, mi ricordo, assessore comunista, e che ci aveva destinato una parte del budget della regione, perché era insomma la regione Lazio cominciava a muoversi nella sanità, e quindi ci trovavamo a fare questa roba qua, che non era molto allegra, diciamoci la verità, perché già gli ospedali erano cupi, e quindi io cercavo sempre qualcos'altro. Nel 76 io comincio a frequentare alcuni soggetti che appartenevano al Partito Radicale, in particolare, non è il caso neanche di fare nomi, ma comunque l'organizzatore dei concerti del Partito Radicale era un uomo molto vivace che aveva relazioni un po' dovunque, perché a quel tempo andava molto forte la faccenda, no? Si facevano concerti grossi di 30, 40, 50 mila persone, quindi era molto... come si dice, seguito il fenomeno, ed era anche un modo per finanziare il partito, che il Partito Radicale a quel tempo era molto forte. Bene, questo signore un giorno ci dice: siamo stati convocati all'Espresso. Noi eravamo degli amici, ci radunavamo la sera per mangiare insieme, va bene. Un giorno ci presentiamo tutti all'Espresso. All'Espresso ci dicono, ci fanno incontrare. L'Espresso era già un magazine molto importante che vendeva a quel tempo centinaia di migliaia di copie in Italia. C'erano due magazine, due settimanali, L'Espresso e Panorama, e si contendevano il botteghino. Incontriamo un signore dell'Espresso genovese, anche qui inutile fare nomi, che era il tesoriere, aveva la cassa dell'Espresso, e non ce lo dice, ma poi lo scopriremo, perché qua l'Italia comincia a incontrare il grande mondo della pubblicità. Cioè, questo signore era stato incaricato da alcune agenzie internazionali di collocare pubblicità nella radiofonia. La radiofonia stava debuttando, perché avevano fatto delle nuove leggi che consentivano le cosiddette radio private, che poi si scoprì essere radio commerciali, nel senso che per commerciale si intende che vivevano esclusivamente di pubblicità. Poi ci sarà la TV commerciale che vive esclusivamente di pubblicità. Questo fenomeno però in Italia non era noto, cioè ancora l'editoria in Italia a quel tempo era legata alle vendite. Cioè era più che altro le vendite costituivano una gran parte delle risorse e la pubblicità era minoritaria. Il gettito pubblicitario in Italia, per esempio, a quel tempo, nel 78, perché poi si cominciò la rilevazione, era 80 miliardi di lire
gettito pubblicitario totale su tutti i media, che arrivò a 8.000 miliardi in 2 anni. Poi vedremo che si trattava di una specie di colpo di Stato bianco affidato a Berlusconi. Entreremo nei dettagli con calma. Allora, noi con questo signore dell'Espresso, che era evidentemente di sinistra, ma già la sinistra e la destra facevano lo stesso gioco, erano due ali dello stesso liberismo, no? Una batteva a destra, l'altra batteva a sinistra, ma tutte e due portavano alla unificazione del pensiero, tutte e due portavano ad un mondo di consumi spropositati. E allora lui ci dice: fate una cooperativa. Perché? Perché sempre con il principio della pubblicità, lui disse: io vi assicuro un minimo garantito, si dice in gergo, cioè voi fate la cooperativa e gestite una radio e io vi do un minimo garantito di pubblicità, in modo che qualsiasi cosa succeda poi, diciamo, nel vostro gruppo di lavoro, io non c'entro niente. Non so se è chiaro, quindi era una forma di sfruttamento molto raffinata, raffinatissima, tant'è che ci dava 1,5 milioni di pubblicità al mese. Noi eravamo 15 e ci mettevamo in tasca 125.000 lire al mese, cioè 62 euro, 70 euro. Vabbè, facciamo la cooperativa e facciamo, io divento presidente. A me, perché evidentemente avevo l'aplomb del presidente, poi avevo fatto delle ricerche universitarie sul lavoro giovanile e mi divento presidente. Però era un macello, veramente un macello. L'uomo di punta di questa cooperativa radiofonica era tale Raffaele Cascone, che non so se qualcuno lo ricorderà, l'inventore di Per voi giovani, va bene, un programma radiofonico che Raffaele aveva importato direttamente, insomma, dall'Inghilterra. Lui era stato tanti anni in Inghilterra, e quindi cominciamo questa radio, bam, bam, bim, bum, bam, bim, bam. Tutte le radio erano bim, bum, bim, bum, bam, bam, bam. Soltanto che noi eravamo, diciamo, dissenzienti, antisistema, e si creò immediatamente la FRED, Federazione Radio Emittenti Democratiche, e quindi io come presidente partecipavo a delle riunioni che erano, signori, voi non avete, cioè si è persa memoria, ma a quel tempo io ci si riuniva con Radio Città Futura, Radio Onda Rossa, Radio Alice, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, c'erano dei focolai di insurrezione, veramente insurrezione, eh? Cioè, era una cosa molto, molto pesante. Infatti, le radio aprirono la porta al 77. Nel 77 ci furono degli scontri armati nelle piazze, ormai non si ricordano più, ci furono i morti, Giorgiana Masi, le P38 e così via, quindi il clima era questo, il clima, diciamo, politico era questo qua, non c'è niente da fare, si era alzato il tiro anche rispetto al 68, c'erano i proletari organizzati, c'era l'esproprio proletario, e noi come radio seguivamo queste manifestazioni. Io mi ricordo anche io da dentro le cabine telefoniche con dei sacchetti di gettoni caricavamo tutta la gettoniera della cabina telefonica e facevamo la diretta. Io mi ricordo che a maggio del 76 una frase famosa fu: ah, oh, ma qui sparano, pom pom pom, ci fu, e quindi altro che diretta, microfono, scappavamo tutti quanti perché sparavano, e va bene, questo era il clima. In questo clima noi facevamo delle trasmissioni notturne. Scusa, Glauco, voi praticamente eravate gli inviati nelle piazze che vi collegavate con la radio e trasmettevate in diretta quello che stava accadendo, facevate delle reportage, giusto? Assolutamente sì, non essendoci i telefoni mobili, noi ci installavamo nelle cabine telefoniche lungo il percorso della manifestazione e facevamo la radiocronaca in diretta. No, sarebbe interessante, fra l'altro, recuperare alcuni
alcuni spezzoni di questa roba, perché è veramente storia delle, non è solo, è storia della politica e delle comunicazioni di massa, perché erano esperimenti geniali in qualche modo, no? Noi eravamo molto molto coinvolti in queste questioni. Va bene, una notte che stavamo facendo la diretta, noi facevamo delle cose, noi abbiamo praticamente noi inventato le prime forme di contenuto generato dagli utenti, no? Adesso che cosa facciamo noi? Generiamo contenuti e li mettiamo dentro una rete che ci ospita internet, però siamo utenti, poi diventiamo editori, diventiamo creatori di contenuti. A quel tempo, grazie al telefono, ci fu un picco di contenuti generati dagli utenti, per cui si facevano le trasmissioni radio semplicemente andando in diretta con i propri ascoltatori. Mi spiego? Cioè, forse i giovani non hanno, però immaginate che quello che facciamo con Becciolini alla fine noi lo facevamo per tutta la notte in diretta radio, perché con il telefono era molto stabile l'audio e per cui si poteva, e quindi c'era gente di tutti i tipi che ci telefonava, ci raccontavano le loro cose, le loro storie, veramente un'epopea. Durante questa diretta, una di queste dirette che venivano intermezzate da pezzi di blues, si apre, la sede della radio stava all'Hilton, al settimo piano dell'Hilton. Noi avevamo preso un terrazzo, l'avevamo coperto e ci avevamo messo le antenne perché così si sentiva bene su tutta la città. Al settimo piano dell'Hilton, di notte, arriva praticamente l'ISIS, arriva Daesh, arrivano i dissidenti, quelli pesanti, quelli di Onda Rossa, e che ci consideravano a noi servi del potere, perché noi eravamo servi del potere, perché lavoravamo per quelli dell'Espresso. In effetti, in qualche modo, c'avevano pure ragione, nel senso che noi sperimentavamo gli inserimenti pubblicitari, di pubblicità anche multinazionale. Però a quel tempo la sensibilità non era tale da farci capire, ecco perché poi io raccomando sempre la consapevolezza, perché uno viene travolto all'interno di una economia ideale, così, vabbè, e questo facevamo. Questi di Onda Rossa, tutti imburcati, tutti quanti che fa, entrano con due mazze da baseball e un po' cominciano a menare sulle pile di dischi, e arrivano anche a tentare di menare a noi, però noi ci siamo difesi, anche perché lì dentro stavamo costruendo, c'erano di tutto, c'erano i martelli, i cacciaviti, e quindi cioè, insomma, e quelli sono scappati. A questo punto del discorso, siccome l'attacco era anche fondamentalmente a me come presidente della cooperativa, io vado a trovare questo signore dell'Espresso e gli dico: senti, qua succede un delirio. E lui assume un atteggiamento che non si capisce se sapeva e non sapeva. Dice: vabbè, ma allora tu che cosa vuoi fare, diciamo? E io, sempre senza scegliere, trafitto dal verbo, dico: ma io vorrei fare il giornalista. Ah, puoi fare il giornalista, Belin, perché questo era genovese. Ma sei proprio un coglione. Prende il telefono, chiama Repubblica, perché in quel momento stavano facendo Repubblica, il quotidiano Repubblica, dice: mi passa a te il direttore amministrativo, si chiama Massari. Dice: Massari, qui c'è un coglione che vuole fare il giornalista, te lo mando. Capito? Cioè, questo è stato il debutto della mia professione. Prima ero stato coinvolto in queste beghe radicali, poi sta di fatto che io vado al giornale non c'era, a Repubblica il direttore amministrativo non c'era, c'era un suo assistente, diceva: guarda, qua l'unica cosa da fa è un cambio ferie, si chiamavano a quel tempo, cioè l'addetto ai tamburini, cioè quello che mette in pagina le programmazioni cinematografiche, è in ferie.
se vuoi 10 giorni ti mettiamo a si dice in gergo a mettere in pagina le programmazioni, che bisognava andare all'AGIS, che erano i gestori delle sale cinematografiche, e ti davano la programmazione. 10.000 lire al giorno, 5 euro al giorno. Io già avevo 27-28 anni, e non ero proprio, perché nel frattempo c'erano stati 2 anni di radiofonia con 125.000 lire al mese. Va bene. Allora, mi metto là, però il primo giorno scopro che si poteva fare il lavoro di una settimana in un giorno, perché bastava prendere la programmazione settimanale. Invece evidentemente quello che lo faceva, siccome c'era un contratto, se lo spalmava in 7 giorni, io mi dovevo sbrigare e lo facevo in un giorno. Quindi quello, il mio datore, diciamo, di lavoro era il responsabile delle pagine spettacolo, e fu molto sorpreso da questa cosa, anche perché cominciamo a parlare e scoprì che io già c'avevo una mia tradizione, ero vissuto a Londra, ero vissuto in Scandinavia, parlavo lì parlavo bene inglese, parlavo le lingue e così via, avevo già scritto delle cose. E mi dice: ma perché non ci fai delle proposte giornalistiche a questo punto? E io dico: molto volentieri. Esco, a quel tempo abitavo a Trastevere, cioè avevo una casetta a Trastevere, a via San Francisco di Sales. Mi ricordo lì, meditabondo, che giravo intorno a San Francisco di Sales, e quindi stavo sempre sotto il carcere, perché è una traversa di via della Lungara dove i romani lo sanno, c'è il carcere, e passando qua e là sempre sotto il carcere, io non sapevo bene dove andare a cena la sera. Dico: ma quasi quasi mi invento, propongo una rubrica sui ristoranti alternativi. A quel tempo, unitamente al dibattito sulla insurrezione, c'era un forte dibattito di matrice hippies, di matrice vagabonda, di viaggi, per cui si aprivano ristoranti di qualsiasi tipo, thailandesi, vietnamesi, arrivavano i cinesi, per esempio, giapponesi, erano costosissimi a quel tempo, ma poi c'erano tutti i ristoranti soia e gioia, il seme e la foglia, peace and love, torte alla marijuana segrete, eccetera, eccetera, eccetera. C'era un dilagare di questi cosiddetti ristorantini alternativi che io conoscevo, erano amici miei. C'era l'Aliaca, Lega Italiana Associazione Cultura Alternative, perché le associazioni culturali a quel tempo avevano anche la facoltà di vendere alcolici, per cui diventavano tutti night bar. Vabbè, comunque, se non altro la birra, il whisky e così via. Però erano tutti coperti da biologico, da macrobiotico, da peace and love e così via. Io comincio questa rubrica un po' ironica, devo dire, perché non è che li esaltavo, li prendevo un po' in giro, perlomeno. E questa rubrica c'ha un grande successo, un enorme successo. Diciamo, le pagine romane ospitano la mia rubrica e arriva tutta gente e dice: ah, oh, guarda che bella sta cosa, andiamo a cena qua, andiamo a cena là. Anche la stessa redazione di Repubblica, che era molto radical chic, era piena di aristocratici anche, no? Di principesse, di principi, di gente blasonata, tutti rigorosamente scalfariani, quindi liberali di sinistra, diciamo, va bene, però molto bon vivant, molto andiamo la sera a divertirci. E quindi io divento famoso in redazione, che non è facile diventare famosi in una redazione, perché ci stanno un sacco di relazioni un po' soprattutto di invidia, no? Molto di invidia. Ma io ero piccolo, ero arrivato a quel tempo, avevo 28 anni.
facevo il simpatico, come si dice in gergo, cioè cercavo di andare d'accordo con chiunque, ci mancherebbe altro. Insomma, sta di fatto che a un certo momento mi convoca il capo servizio e mi dice: Glauco, qua ci sarebbe un posto libero in redazione. E tu hai ottenuto il gradimento del comitato di redazione. Per cui anche il direttore ha detto: ok, ti interessa. Adesso, detto così, ragazzi, forse non ci si rende conto, ma quello era un luogo dove volevano andare a lavorare tutti. Tutti i rampolli di tutte le famiglie blasonate, altoborghesi e così via, cercavano di collocare, perché i giornali a quel tempo erano una pacchia. Cioè, il contratto da giornalista era blindato. Una volta che c'avevi un contratto, veramente, cioè, potevi farti vedere poco. E soprattutto c'erano i contributi, c'era l'assistenza medica e così. E ovviamente io dico: certo, ci mancherebbe. E vado a riparlare con l'amministratore, che mi fa un'offerta. E io spudoratamente dico: no, io voglio il doppio. Lo mi guarda, dice: ma scusa, ma Glauco, ma sei un miracolato. Dico: sì, ma io sono laureato con 110 e lode. Ah, vabbè, d'accordo. E mi fanno un contratto. Il doppio era 500.000 lire al mese, però 14 mensilità, 35 giorni di ferie. Insomma, comincio a fare il giornalista professionista, dopo il praticantato, come si dice in gergo, nella sezione radio-televisione. No, spettacoli e televisione si chiamava. Che andava benissimo, perché il Repubblica aumentava vertiginosamente le quote, cioè le vendite, e nel frattempo arrivava la pubblicità. Io vedevo questo strano fenomeno che gli editori di carta stampata tendevano a superfetare, cioè tendevano a inventare pagine anche inutili che servivano solamente a ospitare la pubblicità. Quello fu un fenomeno che poi è durato dal 1980 al 2000, al 2010, anzi, per l'esattezza, io so proprio la data e l'evento che ha cambiato la rotta dei giornali in Italia e dovunque. E per 30 anni c'è stata una super offerta di pagine, gli inserti settimanali, e io donna, e tu uomo, e lui gay, e cucina così, e cucina cos'ha, e mangia questo, e il bricolage, e i viaggi, tutta roba che serviva per ospitare la pubblicità. Quindi io tendo un'orecchia e vedo che nel frattempo arriva alla ribalta Berlusconi. Berlusconi era un uomo strampalato per la tradizione italiana. Dice: ma questo chi è? È arrivato dal nulla. E in effetti era arrivato non dal nulla, ma era arrivato con 5.000 miliardi di linea di credito che gli avevano consentito di comprare tre reti. Quindi il mio editore Mondadori, tradizionale, e l'altro Rusconi, tradizionali, e quelli del Corriere della Sera e così via, erano molto spiazzati, perché gli editori italiani non c'erano in cassa le stesse somme che c'era Berlusconi, e Berlusconi gliele avevano date nella previsione di fargli comprare tre reti: Italia 1, Rete 4, Canale 5, perché era come la superfetazione dei giornali, cioè più reti televisive ci avevi sul mercato, più le imbottivi di pubblicità. È chiaro questo concetto? Questo è un concetto fondamentale che non è mai stato chiarito. Si è sempre detto: ah, quanto è bravo, lui fa la concorrenza. È ovvio, il suo dante causa, come si dice, cioè i pubblicitari gli avevano fatto aprire delle linee di credito affinché in Italia si scardinasse il monopolio pubblico. Ma la Rai aveva tre reti, 1, 2, 3, quindi per andare in concorrenza con la Rai bisognava avere un numero di televisioni equivalenti.
E lui comprò queste tre reti scompaginando il mercato, cioè Rusconi e Mondadori furono fatti fuori e i grandi editori italiani leccarono le ferite e si dovettero consolare negoziando una porzione di pubblicità. Ma in cambio di che? Cioè i pubblicitari, diciamo l'UPA, questa sigla, utenti pubblicitari associati, che erano quelli che mettevano i soldi, ma i soldi arrivavano dall'estero, dalla grande International Advertising Association, che è un cartello gigantesco di 4.000 agenzie di pubblicità. Dicevo, gli editori di carta stampata si dovettero accontentare di un 10% del gettito totale, una cosa da pezzenti, perché gli altri editori, i francesi, gli inglesi, i tedeschi, quando arrivò la grande ondata di pubblicità internazionale, negoziarono il 25 e il 30 per la carta stampata. Se alla carta stampata gli davano solo il 10, significava che l'Italia era destinata a diventare una nazione in cui la televisione sarebbe stata dominante e nel corso del tempo l'editoria di carta stampata avrebbe avuto dei problemi. Scusa, Claudio. No, no, ma Glauco, scusa, quindi la differenza sostanziale tra l'Italia e l'Europa, che in Italia è arrivato Silvio Berlusconi prima degli altri e ha fatto la concorrenza alla Rai acquistando tre reti, mentre invece negli altri paesi c'erano ancora le televisioni nazionali. Quindi, no, c'erano le televisioni pubbliche, di Stato. Quindi quando logicamente questa UPA ha contrattato i costi di pubblicitari, la carta stampata estera ha avuto il 25%, ma dato che già Berlusconi aveva messo in piedi questa struttura, quella italiana ha dovuto accontentarsi del 10%. Bravo, bravissimo, bravissimo. Che però significava di fatto conferire un potere incredibile ad un uomo solo, ma perché i pubblicitari volevano un solo referente. In Germania e in Francia, per esempio, i francesi che cosa fecero? Capirono subito che il problema riguardava saziare gli appetiti dei pubblicitari e gli diedero l'equivalente di Rai 1. Capito? Gli dissero: ti diamo Rai 1, ma non ci rompi le palle sulle altre reti pubbliche. Mentre invece gli italiani non solo fecero affiancare tre reti alla Rai, ma Craxi, che è un santo ma non è un santo, capito? Fece il decreto Craxi, come si chiama, ponendo un tetto pubblicitario agli inserimenti in Rai nel 1986. Che cosa vuol dire porre un tetto? Vuol dire che tu non c'hai due competitors. Cioè, se tu dici, io apro due banchetti, però su un banchetto, il banchetto Rai, ci posso avere solamente 10 pere. Ma mettiamo che trattiamo mele, 10 mele perché c'ha il tetto. Sul banchetto Mediaset ci posso avere quante mele voglio? 100 mele. È ovvio che il mercato viene deciso da quello che c'ha 100 mele, non da quello che c'ha 10 mele. Mi sono spiegato? No, ti sei spiegato bene, però teniamo conto che in Italia avevamo e abbiamo il canone televisivo, che era un bel gettito, penso, di introito per la Rai, no? Ma assolutamente sì, soltanto che lì c'era da decidere una cosa: o mantenere la Rai con un buon canone, una buona programmazione, però pochissima pubblicità, oppure trasformare anche la Rai in un sistema misto. Infatti si cominciò a parlare di sistema misto, però c'è qualche cosa che non funziona. Prova a chiudere il microfono, per favore. Meno male, no? Perché quando apri il microfono te succede un delirio, perdonami. Allora, la trasformazione della Rai in sistema misto non era però un sistema misto competitivo, era un sistema misto subalterno, non so se mi spiego.
Tutto questo era finalizzato al fare il prezzo degli spazi pubblicitari. Nel senso, ritorno a dire, se io ho due alberghi, va bene, due alberghi, è proprio il caso di dirlo perché lì si ospita. Uno è l'albergo Rai, che però ha 10 stanze. Uno è l'albergo Berlusconi Mediaset, dove ci sono 100 stanze. È ovvio che il prezzo della stanza nel mercato lo fa chi ce n'ha 100, è chiaro, no? E la Rai è dovuta adeguarsi e quindi ha ridotto il costo della pubblicità, ha ridotto i listini pubblicitari. Tant'è che alla fine la Rai faceva gli sconti anche del 90% agli inserzionisti pubblicitari, cioè era ridotta proprio a Cenerentola. È stata ridotta, come adesso, se la accendete, vedete, è solamente un contenitore di pubblicità superflua. Invece Mediaset è migliorata e ha addirittura assunto una dignità di contenuto, mentre la Rai è perduta oramai, a parte pochissime cose, fa solamente cacca fritta dove si incarta pubblicità. Questo fenomeno comincia nel 1980 e l'esperienza italiana docet, tant'è che a Berlusconi viene chiesto di esportare il modello e lui fa la Senco in Spagna, dove va abbastanza bene, poi fa l'equivalente della 5 in Polonia, dove va anche bene, poi fa la 5 in Francia, dove va male, perché ovviamente i francesi non possono accettare che le petite italiane, come lo chiamavano, le petite italiane, esportava un modello che fosse troppo antisovranista. Questo era il punto, cioè il modello di Berlusconi è il massimo della degradazione sovranista, perché che cosa fa? Ha consentito di importare una quantità di pubblicità multinazionale, commerci industriali di bassa qualità e a basso costo, che hanno scalzato dagli scaffali dei supermercati le merci locali. Cioè c'è stato un periodo in cui arrivava questa roba multinazionale che non era la Coca-Cola già si sapeva, ma poi arrivò tutto Schweppes, Danone, Unilever, tutta questa roba di alimentari trash, McDonald's, no, che andavano però Berlusconi perché comprò anche i supermercati per ospitare anche la merce che lui promuoveva e così via, eccetera, eccetera, eccetera. In questo momento noi siamo arrivati che tutte le grandi company italiane sono state tutte comprate, ma perché? Perché non hanno resistito alla pressione, al rapporto con le multinazionali di vario genere, soprattutto angloamericane, ma anche francesi o svizzere o olandesi, le quali arrivavano, compravano pacchetti di pubblicità, perché lui glieli metteva da parte, non lui, ma insomma i suoi. Cioè il cosiddetto prime time era tutto prevenduto, e lo è tuttora, alle multinazionali. Quindi se voi andate a guardare la televisione, vedete che di italiano nella fascia più seguita non c'è niente. E questo è stato un progetto tremendo di antisovranismo, è stato un progetto di espropriazione della capacità italiana ad autodeterminare la distribuzione delle proprie merci, capito? Cioè gli italiani alla fine hanno detto vabbè, allora andiamo a vendere all'estero. Ecco, andate a vendere all'estero, va, che tanto il mercato nazionale se lo prendono le multinazionali cioè questo è il ruolo, detto così bisognerebbe andare per le pieghe, spiegare come funziona, però questa è la pubblicità. E io mi comincio a occupare di queste cose, dove, essendo un giornalista di Repubblica, scopro che ci sono dei luoghi detti i mercati, che non sono i mercati azionari, però è come se, nel senso che sono i grandi mercati dove si comprano e si vendono le serie televisive,
si concordano le coproduzioni sia cinematografiche che televisive, e praticamente è il luogo dove si gestisce la merce audiovisiva che serve a incartare i grandi blocchi di pubblicità, quindi anche i pubblicitari intervenivano in questa storia. Questa cosa, questa contrattazione si svolgeva in tre o quattro mercati planetari, che erano i più grandi di tutto, erano Los Angeles, il NATPI di Los Angeles, dove però la contrattazione della compravendita riguardava prevalentemente il mercato americano, che era comunque era ed è tuttora il più grande di tutti i mercati. Poi c'era Cannes, dove c'erano tre diversi mercati, MIPCOM e il mercato della pubblicità. Poi c'era anche MIFED, quello della musica, e c'era anche il cinematografico. Quindi a Cannes c'erano cinque diversi mercati. Tutto l'anno c'era, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi c'era un grande mercato, arrivavano da tutto il mondo i compratori e i venditori. Ma quando dico da tutto il mondo, aspettate un attimo, vi faccio vedere quanta gente va in un mercato, solo per darvi un'idea, un attimo, eh. Ragazzi, qui stiamo raccontando la storia d'Italia, perché questa cosa di Berlusconi la sta spiegando in maniera Ecco qua, molto. vedete questo affare, un attimo, che mi rimetto le cuffie. Vedete questo affare qua? Lo vedi, Beccio? Sì, però descrivilo per i nostri Un ascoltatori, perché attimo, un attimo, mattone c'è incredibile. scritto, guide, no? Questo è quello del 2008, quello del 2020 è una volta e mezza. Dentro questo librone qua ci stanno 5.000 indirizzi di 5.000 società che comprano e vendono serie televisive, film e, diciamo, inserzioni pubblicitarie in tutto il mondo, va bene? Cinesi, russi, sudafricani, italiani, francesi. Questo qua è il mercato dei contenuti, the content market. Poi io, cioè, un giorno vi farò vedere anche, no, volendo, ci sta una clip che io ho fatto. Mi dispiace che non l'abbiamo portata. Comunque, questi mercati erano molto importanti, però i giornalisti italiani non ci andavano. Sono il primo che va nei mercati internazionali e comincio a fare dei resoconti che vengono molto apprezzati anche anche da Scalfari. Perché Scalfari mi chiamava poi e mi diceva: ma che succede, Glauco? Perché ovviamente a lui interessava avere un anticipo di come andavano le contrattazioni, quale sarebbe stata la serie televisiva che sarebbe vista, che avrebbero fatto vedere nell'anno prossimo. Poi lì nascevano anche i grandi news, no? Per esempio CNN nasce là, Al Jazeera nasce là, Russia Today nasce là, cioè, mentre la CBS, NBC, ABC, i grandi network americani si presentavano, perché c'era anche una compravendita di news, di documentari, ci sono le grandi agenzie, cioè è un mondo sterminato che ha un valore, cioè il solo inserimento pubblicitario vale 2 trilioni di dollari l'anno, il mercato di compravendita vale diversi trilioni di dollari e condiziona la televisione. Allora, condizionare la televisione, come abbiamo visto, significava condizionare il mercato pubblicitario, che significa condizionare il mercato dei consumi, che significa condizionare lo stile di vita. Per cui in quei mercati là, a differenza dei mercati azionari, sono i veri mercati dove si fa la cultura mondiale. Bene, io un po' perché sono intelligente, un po' perché mamma mi aveva dato tanta buona salute, mi presento in questi luoghi. Dopo, arrivo lì col mio tesserino di giornalista,
la prima volta nel 78 a Cannes, però lì sono tutti square, tutti ossequiosi, tutti, cioè, beh, ok, welcome on board, sei un giornalista, fai il mestiere tuo, perché lì i giornalisti trottano, lavorano, dicono la verità, se no li prendono a calci in culo, non è che so come sti cialtroni che si inventano le cose o fanno le recensioni degli amici, cioè lì è come in borsa, cioè, siccome ogni cosa ha un valore, non puoi di stronzate. Allora io comincio a fare le recensioni sui mercati e dopo un po', perché questo è, vengo considerato quello, c'è un ruolo nei giornali internazionali che si chiama media editor. Poi c'è il local media editor, quello che si occupa dei media locali, e c'è l'international media editor. L'international media editor è uno importante, non c'è niente da fare. Cioè, che io mi ricordo i miei vecchi colleghi che facevano gli esteri, che ci avevano messo 20 anni a diventare corrispondenti oppure inviati, e niente, si congratulavano perché io avevo assunto un ruolo, ero giovanissimo, avevo 32-33 anni, cioè ero uno degli inviati più importanti d'Italia, grazie a Repubblica, mica grazie a me, nel senso che il mezzo e il messaggio, io venivo ospitato e trattato come l'uomo di Repubblica, Glauco Benigni era secondo, cioè, è sempre così, cioè, un giornalista vale quanto vale la sua testata di riferimento. No. Sì, certo, poi ci sono gli anziani che hanno una storia, una tradizione, ma insomma a 30 anni vali perché c'hai una testata di riferimento. E comincio a fare questo mestiere per 7 anni. Dal 78 all'85-86. Poi però, facendo questo mestiere, parlando con 5.000, non con 5.000, ma insomma con centinaia di imprenditori internazionali, mi viene la voglia di mettermi a fare l'imprenditore. Perché io vedevo che passavano affari da 10 milioni di dollari, 100 milioni di dollari, ancora il volume di affari era in decine di milioni di dollari, non era ancora arrivato a miliardi, però era tanto, era un bel volume d'affari, anni 80, e allora decido di licenziarmi. Vado da Scalfari, dal direttore, dico: direttore, scusa, io ti ringrazio. E lui dice: no, ma io non voglio perderti. È un bel complimento, perché non è che Eugenio Scalfari trattasse tutti così, a qualcuno diceva: meno male che te ne vai, io non voglio perderti, per cui ti faremo un contratto diverso dal contratto da dipendente. Quindi io assumo questo doppio ruolo, resto collaboratore garantito di Repubblica e mi metto a fare l'editore di giornali via fax. Cioè, io andando in giro qua e là vedo sto fax che era al debutto, perché siamo nell'86, dico: vedi, questi, sa, e nell'88 io faccio il primo giornale del mondo via fax. Ci dovete credere, anche perché è agli annali, è stato presentato, poi c'è una data, e dopo di me l'ha fatto Variety, cioè il più grande giornale di entertainment di Hollywood e New York, ha fatto dopo di me la Fax Edition, e poi hanno fatto tante Fax Edition, soltanto che nel frattempo cominciava a rombare la rivoluzione digitale. Allora io con questo, si chiamava McLuhan and Company, il giornale, ho fatto tante presentazioni alla RAI, a Uno Mattina momenti svengono, perché dice: ma che vuol dire, Glauco, che giornale via fax? Gli italiani erano molto perplessi. C'è quel video, Glauco, io l'avevo visto, anche quello con Costanzo, sì. E quindi io ecco, l'altra avventura della mia vita paraprofessionale è che
dopo aver fatto il giornale via fax, vengo convocato da Maurizio Costanzo. Perché? Perché ovviamente, si è capito dopo, cioè lui era stato incaricato da Berlusconi di tenermi buono, tra virgolette, cioè si fa così con i giornalisti, no? Se qualche giornalista ti interessa, gli dai qualche cosa, un bocconcino. E allora lui mi chiamò e mi disse: ah, io ti voglio fare un contratto come opinionista. Ma grazie, ci mancherebbe altro. Però io ero molto rigoroso, purtroppo, da una parte, ma fortunatamente dall'altra. E quindi siamo entrati in rotta di collisione, perché lui voleva che io facessi, che parlassi molto bene dei tycoon televisivi, e invece io avevo scritto un libro, Re Media, in cui raccontavo che tutti questi tycoon televisivi prendevano i soldi dai pubblicitari e lavoravano per i pubblicitari, e lo dissi in diretta in una delle trasmissioni da Maurizio Costa, e questo lo e poi ci furono altre due o tre avventure un po' lunghe da raccontare, ma insomma il mio rapporto con Maurizio Costanzo, cioè lui interruppe unilateralmente e un giorno cominciò, non mi parlò più. Cioè, un metodo incredibile, mai visto. Cioè lui che cosa faceva quando decideva di mettere in difficoltà un avversario? Non gli rispondeva mai più al telefono, mai più, e quando lo incontrava non lo salutava. Cioè questo è un metodo P2 probabilmente, non lo so, perché io a quel tempo lavoravo solo per gente della P2, perché erano tutti P2isti, parliamoci chiaro. Allora Berlusconi mi aveva fatto un mezzo contratto, no, forse Scalfari e Caracciolo non erano, però Berlusconi sì, Costanzo era P2ista, poi la Rai c'era Manca, facevamo delle cose ed era P2ista, alla Sacis c'era Cresci ed era P2ista, insomma la P2 mi imperversava, ma poi cominciano a demolire. E cominciano gli anni 90. Negli anni 90 io sono ancora, ho un contratto di collaborazione con Repubblica, faccio il giornale via fax, ma mi sono stufato e mi metto a fare il grande consulente. Ah, faccio consulenze per i boss, anche perché con la mia newsletter io davo delle informazioni d'affari, quindi divento consulente di tutti. Direttore di Rai 1, direttore di Rai 2, il direttore della SAI, l'amministratore delegato della SACIS, Berlusconi mi fa un contratto di consulenza, la Telecom in un periodo per la creazione di Televideo, che è l'avamposto di Internet, Televideo e Videotel erano i due avamposti, mi fa un contratto e così via, ma il più bel contratto lo ottengo sempre senza aver scelto nulla. Un giorno, vagabondando per Montecitorio, perché bisognava andare a vagabondare, era appena arrivata, c'era Sgarbi che era presidente della commissione cultura, e io ero andato a trovare Sgarbi lungo i corridoi, incontro un uomo, Giuliano Berretta, direttore commerciale di Eutelsat. Ah, ed Eutelsat era il grande sistema, un consorzio di tutti i ministeri delle telecomunicazioni europee, che aveva come obiettivo la messa in orbita di decine di satelliti da usare per la televisione, satelliti geostazionari, badate bene, roba che costa 280-300 milioni di euro ognuno. Dico questo perché tutti hanno in questo momento in testa i satelliti di Elon Musk, ma quelli di Elon Musk sono piccolissimi, sono orbitanti, sono flotte di orbitanti, ecco perché ce n'ha 3.700.
qua noi parliamo dei geostazionari, quelli che stanno in orbita a 36.000 chilometri di altezza, all'altezza dell'equatore, e che consentivano la mondovisione. I primi erano stati lanciati negli anni 60, adesso siamo negli anni 90, e c'è il boom della televisione, cioè veramente della televisione globale. Cioè, la globalizzazione a quel tempo si fa con i satelliti e non si fa con internet, perché internet ancora sta manovrando i primissimi passi, però diciamo il cuore dell'industria della globalizzazione, non solo dei media, ma di tutto, di tutte le informazioni. Infatti in quel momento il grande fenomeno è Echelon, cioè si scopre che grazie ai satelliti le nazioni Five Eyes, che sono le nazioni anglosassoni che parlano inglese, raccolgono tutti i dati telefonici di tutti, anche dei primi ministri, e li passano alle loro agenzie di intelligence. Lo fanno tuttora. Va bene? No. Però, allora, quest'uomo qua, direttore commerciale di Eutelsat, doveva vendere le posizioni orbitanti ai ministri, i quali, dice, ma come, erano azionisti? Sì, erano azionisti, però poi si ricompravano le posizioni orbitanti e ci mettevano i satelliti. O comunque lui gli prevendeva la costruzione di satelliti. Cioè un business gigantesco. Nel senso che quando lui trattava affari da 500 miliardi del tempo, 1000 miliardi del tempo, che coinvolgevano una catena di industrie incredibili, perché c'erano i costruttori, ognuno costruiva un pezzo di satellite, poi c'erano i lanciatori, i razzi lanciatori, cioè quelli che portano i satelliti in orbita, poi li lasciano e quelli vanno in geostazionaria per conto loro. E poi c'era la ricaduta di tutte le industrie televisive a terra, cioè quindi una scena, la scena più complessa dal punto di vista industriale e finanziario. Io incontro questo signore che è il direttore commerciale, ma diventerà direttore generale e poi presidente, e questo sta con le lacrime agli occhi. Io l'avevo già incontrato nei mercati internazionali che vagabondava. Dico, ma che succede, Giuliano? Ci diamo del tu, eh? Dice, ma guarda Glauco, io sto qui da 2 giorni e non riesco a parlare con nessuno. Dico, andiamo da Sgarbi, lo porto da Sgarbi, quindi un caso. Incontriamo Sgarbi, dico, senti Vittorio, ma lui deve fare, ah va bene, facciamo subito un'audizione, perché lui era presidente di una commissione, poteva fare, fa l'audizione e invita dei sottosegretari. Quindi questo signore Giuliano Berretta si trova di fronte ad una decina di sottosegretari, lui che non riusciva a parlare con nessuno, c'era un paio di ministri, mi guarda e pensa che io sia Babbo Natale. In effetti io ero abbastanza accreditato, ma non Babbo Natale. E lui dice, guarda, adesso io vorrei farti consulenze per l'Italia di Eutelsat. E mi fa un contratto che non ve lo dico perché mi vergogno. Siamo nel 1991-92 e cioè, mi riconosce una quantità di denaro che per me era un sogno. Non solo, ma questa cosa prevedeva che io andassi a Parigi di quando in quando, e di quando in quando da Parigi partivamo con il Concorde. Ci avete presente? Vi ricordate il Concorde? No, molti non sanno nemmeno che cos'è. Era l'aereo supersonico di costruzione francese e inglese che faceva Roma-New York in 3 ore. Noi lo usavamo per andare in French Guiana, in Guyana francese, dove c'è la base spaziale. Per cui io per qualche anno ho frequentato questo mondo. Che devo dire, lì la mia formazione professionale è andata alle stelle sinceramente, perché io ho visto lì un mondo che era il mondo del futuro. Il vero mondo del futuro, dove si progettava il futuro sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista finanziario che dal punto di vista culturale che poi dal punto di vista anche delle ricadute politiche, no?
ma soprattutto dal punto di vista tecnologico-finanziario, perché la dimensione digitale, i primi che usavano la dimensione digitale furono i satelliti. E allora mi venne spiegato bene che cosa significava utilizzare il digitale, perché il digitale riduceva le dimensioni della banda, adesso sarebbe troppo largo, ma insomma troppo lungo, da banda analogica che si esprime in hertz a digitale che si esprime in bit per second. Insomma, in una banda dove prima c'erano sei canali televisivi, dove prima c'era un solo canale televisivo, con il digitale se ne facevano sei. Quindi ci fu improvvisamente una moltiplicazione dei canali nel pianeta, ma una moltiplicazione dei canali significa dare accesso a tutti, cioè far salire a bordo gente che non pensava, dai bulgari agli arabi a quelli dell'Ecuador, cioè realizzare la globalizzazione, dare voce a tutto il pianeta. E questo è andato avanti per fino al 94, 95, 96. Nel 94, siamo già ad un'ora, che devo fare, Beccio? Perché mo qua comincia la mia avventura Rai. Aspetta, perché TikTok ha finito il suo tempo, lo sto riavviando. Allora, sì, parliamo di questa cosa, perché io vorrei la tua avventura Rai è ancora più complessa, se no l'avventura Rai è gigante. Gigantesca. Cioè, se no riduciamo praticamente queste bellissime, secondo me, puntate, perché hai parlato per 15 anni adesso, quasi siamo a 16-17 anni. Io direi, dato che abbiamo fatto un'ora, chiediamo se c'è delle domande dal pubblico e dopodiché facciamo la tua puntata Rai, che poi non c'è solo la Rai, c'è anche il dopo la Rai, quindi gli ultimi anni. C'è la Rai, no, c'è dopo Rai. Tu ci stai raccontando la storia della televisione, che non è da tutti. Ma è un pezzetto, perché poi ce ne sarebbe tanto altro, ma comunque... Sì, senza dubbio, la mia carriera coincide... Però chiudi il microfono, per cortesia. La mia carriera coincide esattamente con l'evoluzione della storia dei media in generale e della televisione prima e poi di internet. Cioè io proprio ho vissuto tutte le fasi di passaggio, anche il fax. Ecco, fax. Gabi, chiedo, togli le cuffie, perché probabilmente il problema è tuo, perché il problema audio è pessimo, quindi faremo delle prove la prossima settimana. Ecco, senti ancora rumore, perché è un tuo problema, o va tutto meglio adesso? Va un po' meglio. Ecco, allora, io adesso abbiamo Maria Grazia, poi voglio lasciare la parola anche ad altri, perché secondo me le persone, ce ne sono veramente tante, sono in ascolto, perché voglio dire, anche io sono rimasto affascinato. Ti voglio solo chiedere una cosa: tu hai parlato di Maurizio Costanzo, dentro ci sono tante cosette, ma era così inavvicinabile, anzi così scontroso, così molto prone al suo padrone, perché insomma è sopravvissuto per 40 anni. Guarda, intanto Maurizio Costanzo è però del chiudo, perché non appena parlo io succede un delirio. Maurizio Costanzo era un uomo, come si dice e come si vede, molto intelligente, ci mancherebbe altro. Fra me e lui c'era un rapporto particolare, perché ambedue siamo nati il 28 agosto, lui del 38 e io del 50. E quindi siamo ambedue vergini e ambedue tigri, perché c'è una differenza di 12 anni. Tigri secondo il... Quindi era un rapporto abbastanza equilibrato, però insomma lui dice io sono Maurizio Costanzo e tu non sei nessuno, questo era chiaro, no? E lui aveva un forte livello di indipendenza nei confronti del suo datore, diciamo, di spazi televisivi, cioè lui era un indipendente, infatti la sua fortuna si chiamava la società, gestiva in modo indipendente il rapporto dentro il Teatro Parioli,
gli inserimenti pubblicitari, le sponsorizzazioni e così via. Cioè, era una specie di joint venture. Poi è ovvio che era molto ossequioso, perché Berlusconi era molto più importante dal punto di vista politico, ma non so se dal punto di vista massonico chi dei due fosse più importante. Allora, Glauco, dopo dobbiamo risolvere il problema del tuo audio, perché se tu mi dici che quando io parlo, e anzi quando tu parli c'è una ridondanza, è un problema del tuo. Allora, cominciamo a dare la parola a Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno. C'è una ridondanza solo se sei aperto anche tu. Ma io però per far parlare le persone devo essere aperto, altrimenti tu non senti, quello è il problema. Allora, Maria Grazia, ci sei? Allora, Maria Grazia non c'è. Allora, se qualcuno vuol fare una domanda a Glauco di questo secondo step, può alzare la mano. Anzi, chiediamo a Walter se ci sono delle domande da TikTok intanto. Allora, intanto ciao Glauco, ciao Stefano, buongiorno a tutti. Ora, il problema grosso è che non si riusciva molto a sentire da TikTok, quindi purtroppo la gente mi faceva notare soprattutto quello. Adesso che è aperta la chat, saluto tutti gli amici della chat TikTok e vi invito a scrivere appunto le domande, così io posso leggerle a Glauco. Nel frattempo, appunto, visto che qua si sono prenotate due persone, per Luigi, ma anche qualcuno prima, che Andrea. Ok. Incomincia a dare la parola. Aspetta. Abbiamo Andrea per primo, Pierluigi e Alberto Ronzi. Bene. Allora, dai, comincia a dare la parola Andrea. Allora, Andrea, prego. Buongiorno Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Sono Andrea da Cereale in provincia di Catania. Innanzitutto vorrei ringraziare il grande Benigni per questo resoconto preziosissimo e illuminante. La mia domanda è questa: qual è, Glauco, la tua opinione sull'ordine dei giornalisti e qual è stata, diciamo, il tuo rapporto, se c'è stato, con quest'ordine e se ti ha mai causato dei problemi? Grazie. Ammazza! Allora, noi dobbiamo distinguere, noi avevamo tre grandi istituzioni. Uno era l'Ordine dei giornalisti, l'altro era la Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato, e l'altro era l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza. Allora, diciamo che dei tre l'ordine, come posso dire, è il meno incriminabile, nel senso che poi non gestisce neanche troppo potere. L'ordine dei giornalisti è un albo professionale al quale ci si iscrive e che è rappresentato nelle diverse regioni, e ti dà il tesserino, dice che tu sei praticamente, ti chiedono 100 euro all'anno, e però li pagavano i giornali una volta. E comunque pure c'è una diciamo evoluzione di questi istituti. All'inizio, negli anni 50, 60, 70, diciamo nel dopoguerra, questi tre istituti sono perfetti, cioè veramente non si può dire nulla, nel senso che gli addetti ai lavori, che sono quelli che provengono dall'ordine dei giornalisti, si danno da fare per il benessere dei colleghi, il sindacato fa delle lotte sacrosante, l'INPGI mette da parte dei soldi, compra palazzi a non finire, li mette a rendita, cioè usa al meglio tutti i contributi pensionistici e così via. La Casagit è la cassa di previdenza, è tutto meraviglioso. Però con il debutto della televisione commerciale succede un casino. Perché succede un casino? Intanto perché i giornalisti non sono più quelli che hanno un contratto. Fanno i giornalisti tutti quelli che fanno i giornalisti, come adesso noi
noi, voi, qualcun altro, centinaia, decine di migliaia, fanno i giornalisti senza esserlo. Allora questo che fa? Sottrae risorse. E purtroppo quando si sottraggono risorse a delle istituzioni vengono a galla subito le perversioni. Io non voglio dire che coloro i quali prima facevano bene poi hanno fatto male di testa loro, hanno fatto male perché sono venute a mancare le risorse. Quindi l'ordine dei giornalisti si è depauperato ed è diventato, quando c'hai poche risorse diventi sempre più servo, capito? Perché se c'hai dei soldi sei indipendente, non c'hai i soldi non sei più indipendente, e allora per mantenere i privilegi, parliamoci chiaro, diventi servo. E la Federazione Nazionale della Stampa è diventata molto serva, l'ordine è diventato così, qualcosa così, e l'INPS ci si è mangiato tutto ed è addirittura fallito, e siamo noi adesso, siamo finiti nelle mani dell'INPS, tant'è che le nostre pensioni vengono erogate dall'INPS. Quindi che, insomma, di chi è la responsabilità? La responsabilità è nostra, è dei giornalisti che non si sono saputi amministrare al meglio, però anche del fatto che il mondo intorno a noi è cambiato e che il nostro ruolo, che una volta era possibile pensarlo indipendente, è diventato un ruolo da servi, perché l'unica risorsa con la quale vive il giornalismo grande è la pubblicità. E la pubblicità vuole un ossequio, vuole un servetto, come si dice, un servaggio, vuole dei maggiordomi. Quindi sì, vengono nominati dei direttori maggiordomi, dei caporedattori maggiordomi, a cascata lo vediamo che cos'è il giornalismo contemporaneo. Però fino agli anni Ottanta c'era una dignità diversa, fino agli anni 80-90, insomma. Poi è degradato. Allora, do la parola adesso a Pierluigi. Pierluigi? No, Pierluigi, devi usare le cuffie, devi fermarti, non dal col viva voce che non ti sentiamo, eh. Allora, in attesa, Pierluigi, devi chiudere il microfono finché non ti fermi. Ecco, perfetto. Ricollegati. Adesso abbiamo Alberto. Ci sei. Non mi prendeva la voce perché mi dava sempre l'omino con la mano alzata, diventava verde, ma no, sono uscito e rientrato, insomma, di giorno. Ok. Io volevo fare solo una precisazione tecnica. Infatti, bravo Verini, mi piace ascoltarlo. È proprio questo il punto. Io ero prima con TikTok e ti ho mandato un messaggio e si sentiva malissimo. Con Telegram un po' meglio, ma se posso permettermi, consiglierei un microfono, non quello integrato dei computer, uno esterno, proprio con la cantana. E perché veramente viene impattato, qualcun altro l'ha detto, e poi gracchia, è veramente pessimo l'audio, ma non per una critica ostruttiva. No, grazie Pierluigi, ma infatti, no, ma ti ringrazio, perché questo problema... TikTok è pessimissimo. Lo so, perché mi dispiace. Cosa ti hai detto con gli altri, solo qui su Telegram, Alice, ho detto vado su TikTok, ed era peggio che qui. Va bene. Almeno per me. Grazie Pierluigi, vedremo di risolvere questo problema, perché purtroppo Glauco, sì, io vorrei fargli fare le dirette con il cellulare, che verrebbero molto meglio. Allora, do la parola a Alberto. Ciao, mi senti? Sì, ciao Alberto. Allora, io volevo chiedere a Glauco una cosa. Dal punto di vista degli ascoltatori, cioè gli ascoltatori dei giornalisti. Una volta c'era un certo rispetto ai giornalisti di una volta. Poi sono arrivati quelli nuovi da Berlusconi in poi, e il rispetto è un po' finito e gli ascoltatori sono diventati ancora più cattivi, diciamo, ma non nella cosa
nella cosa, nella cattiveria, ma in cattivi nel senso, ma guarda, se lui deve fare giornalista, lo potrei fare anch'io. Quindi la domanda è: ma come mai i giornalisti sono peggiorati così tanto? È proprio colpa del berlusconismo oppure è colpa della mancanza di cultura nella scuola? Grazie. In parte avevo risposto già prima, però per tentare di perfezionare la risposta, il giornalista è un ruolo che deve presupporre due cose, se non altro: una certa cultura e una certa etica e una voglia di indipendenza, una capacità di indipendenza, cioè una etica indipendente. Allora, parliamo dell'etica indipendente. L'etica indipendente dipende dalla certezza e dalla stabilità del rapporto tra te e l'editore, nel senso che tu, per essere eticamente indipendente, devi essere sicuro che il tuo editore, anche se dici delle cose che a lui non vanno bene, non ti rompe i coglioni, capito? Cioè ti lascia libero di esprimerti. Ma questo succede solamente quando c'hai un contratto nazionale e un sindacato che protegge i tuoi diritti. Nel corso degli anni, come accennavo, queste cose si sono molto depauperate. Cioè il contratto nazionale è diventato sempre più fragile, ma perché? Per la legge della domanda e dell'offerta, che è una legge, diciamo in questo caso, bacata, perché l'offerta è offerta di falsi giornalisti, non di giornalisti veri. Però se l'editore dice a se stesso e anche a te tra le righe: non rompere i coglioni perché io ce n'ho 50 dietro la porta che costano la metà di quello che costi tu, perché vengono a lavorare senza contratto e il sindacato non dice niente, a quel punto tu, per mantenere il lavoro, diventi un maggiordomo. Mi sono spiegato? Cioè c'è una legge della domanda e dell'offerta. Quando si è cominciato a dire che è anche vero che prima era più difficile fare il giornalista perché si supponeva una cultura, un'elaborazione, una capacità. Adesso è diventato, diciamolo pure, più semplice. Tu, molti possono tentare di fare il giornalista, perché le conoscenze sono generalizzate, la gente è spigliata. Una volta la gente, per andare in video, oh mamma mia, Anna, prima da psicologo, adesso nascono e vanno in video. Anzi, se non vanno in video, si rabbuiano, vivono solamente se c'è la macchina da presa. È ovvio che questo prevede una mutazione genetica, quasi semigenetica, per cui quello che una volta era il giornalista spigliato oggi è affiancato da altri 10.000 che sono potenzialmente giornalisti spigliati, con una differenza: che lui, per arrivare a essere disinvolto, ci ha messo 30 anni, ha studiato; gli altri ci hanno messo 3 anni, non hanno studiato, ma soprattutto costano un decimo. Allora l'editore, che a sua volta non ha più una etica, ma mira solamente a fare il bilanciamento dei costi profitti per arrivare a fine anno, che cosa fa? Ricatta il giornalista indipendente e dà spazio al giornalista maggiordomo. Hai fatto proprio è chiarissimo quello che hai detto. Effettivamente mi ha colpito anche, è vero, perché probabilmente un po' di anni fa uno, prima di andare in televisione, andare davanti a un video, andava in trepidazione, in fibrillazione. Adesso invece, se non vai in video, non sei nessuno. Cioè, vabbè. Allora, abbiamo l'ultima persona. Dai, ragazzi, perché abbiamo già superato di gran lunga, siamo già a un'ora e venti. Maurizio. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Caro Bescia, una piccola parentesi. Guarda che devi trovare qualcosa da fare qui per questo audio di
Di Glauco, sì, ma poi lo risolviamo. No, no, ma lo risolve. Vabbè, vedi tu, so fare i tuoi, nel senso che devi pensarci tu. Invece lui a Glauco, che, al quale faccio comunque i complimenti, perché ha avuto una vita, come dice quel fetente di Vasco Rossi, spericolata, diciamo, no? E invidiabile comunque. Volevo chiedere lui al giornalista Glauco come è passato lui attraverso gli anni di piombo, le stragi di mafia, l'uccisione dei nostri Falcone e Borsellino, cioè come ha interpretato la cosa, perché non credo che forse non ne ha parlato. No, ma però Maurizio, aspetta, perché noi siamo arrivati proprio al 91-92, poi lui entrerà in Rai, si farà la terza, però se vuoi rispondere intanto Glauco. No, ma lui c'ha ragione. Ha ragione, perché poi le cose erano già avvenute, gli anni di piombo fino all'80, e in qualche modo io l'ho raccontato, io l'ho vissuti da radiofonico, perché c'avevamo la radio e seguivamo le manifestazioni. E certo, che vuoi sapere, se ero schierato con il partito armato, io non sono mai stato schierato con il partito armato. No, qualcuno era schierato. Qualcuno è stato schierato col partito armato, anche di quelli che lavoravano con me, e poi sono pure scomparsi e poi riapparsi. Ma io no, io avevo anche una cultura, diciamo, molto pacifista presente, quindi la violenza non mi piaceva. E poi, guarda, io ho sempre avuto il sospetto che i servizi segreti internazionali manovravano, perché questo me l'avevano spiegato a Parigi nel 68. Questa cosa dei servizi segreti che manovravano mi ha sempre salvato, perché non mi sono mai fatto coinvolgere fino in fondo in storie che poi si sono rivelate purtroppo essere quasi sempre, molto spesso, manovrate, ahimè, cioè c'erano molte infiltrazioni e molti progetti esterni. Nel caso della mafia, invece, qua dovrei dire una cosa un po' pesante, però la dico, cioè, io non ci credo al teatrino, io non credo al teatrino che hanno messo in scena i nostri giornalisti narratori, né tantomeno quelli che forniscono informazioni. Cioè, io non penso che le cose vadano come ce le raccontano. Io penso, ahimè, che ci siano pezzi di Stato deviati che per molti motivi, anche su indicazione degli angloamericani, hanno dovuto dare spazio ai rapporti con Cosa Nostra. Per cui tutto quello che mi raccontano della mafia, io mentre l'orecchio e me esce dall'altra, capito? Cioè non mi faccio coinvolgere mai. Il teatrino di Cosa Nostra, del rapporto Cosa Nostra-Stato, io non me ne sono sempre disinteressato. Te ne sei disinteressato, un po' come me, proprio perché probabilmente, come tu hai detto, sei a conoscenza o eri già a conoscenza nella tua giovane età di questo rapporto dei servizi segreti. Purtroppo io sempre, avendo studiato il modo in cui, cioè, me l'hanno spiegato, come sono risaliti gli angloamericani dopo lo sbarco in Sicilia, mi hanno anche detto che c'era tra virgolette, insomma, un debito tra i servizi, tra le potenze angloamericane e Cosa Nostra, che è stato ripagato nel corso degli anni con una serie di accordi. Per cui io l'ho sempre vista così, mi dispiace. Beh, diciamo gli stessi accordi che hanno poi anche fatto l'unità d'Italia. Ecco. Sono quelli che hanno seguito. Per cui quando mi dicono, allora arretrata, certo capisco che dalla Chiesa non ci doveva andare, per esempio, perché ha tentato di forzare l'accordo. Capisco che Borsellino e Falcone erano esposti perché volevano rivelare l'accordo e tante altre cose.
Però poi le ammazzatine, le scannatine tra bande, quelle proprio non mi interessano. Certo. E chissà, neanche a me, scusa Maurizio, neanche a me, e tra l'altro una cosa, probabilmente i nomi delle famiglie siciliane, e non solo, sono state date proprio dagli inglesi che 80 anni prima, negli anni 1860, aiutarono i garibaldini a conquistare, tra virgolette, il regno delle due Sicilie. Certo. Giusto Glauco? Io credo, io quando mi dicono di che si, per esempio, gli amici internazionali, io dico, ci avete presente il Vietnam, cioè, o le due Coree, cioè, c'è una separazione tra il sud Italia, dove c'è ancora, ci sono ancora forme di rivolta contro l'oppressione piemontese, perché una gran parte del sud non ha mai digerito questa ingerenza piemontese, no? E tuttora non la digerisce e si è riservata, per esempio, di raccogliere, come si chiama, fare erario, fare cassa. Adesso tutto questo è assolutamente disdicevole, ci mancherebbe altro. Non è che io dico, ah, che bello, meno male, però è una cosa che riguarda questo governo, i governi del passato l'hanno sempre saputo e non possono estirpare la questione, non si può, perché c'è connivenza, perché c'è una indicazione da parte di potenze internazionali che deve andare così e perché c'è il bisogno di tenere in stato di belligeranza la nazione, per cui tutto quello che mi raccontano sulla mafia, io non mi convince. Neanche a me, Glauco. Infatti noi di mafia non ne abbiamo quasi mai parlato. Grazie Maurizio, non ne abbiamo mai parlato. Grazie a te, non ne abbiamo mai parlato. A parte questa parentesi, giustamente, di Maurizio che ha fatto questa domanda, anzi poi magari ricordiamoci, vorrei capire anche come hai vissuto qui quel 1992, che non fu solo la strage di Falcone e Borsellino, fu l'assassinio di... del sindaco di Palermo, come si chiama, Lima, che fu il trattato di Maastricht, fu il Britannia. Però interrompiamoci qua adesso perché faremo, vedi, come ti ho detto, la terza parte. Va bene, con i microfoni giusti, dai. Prima no, Glauco, dobbiamo risolvere questo problema perché io ho verificato che anche quando fai altre dirette con altri canali hai sempre dei problemi audio. Glauco, io ti ringrazio veramente, ci sono dei commenti entusiastici su di te, favolosi. Grazie a tutti voi. Grazie, buona giornata e alla prossima terza puntata. Ricordiamoci dove siamo rimasti oggi. Ciao. Arrivederci, buongiorno. Ragazzi, io ve l'avevo detto che fare la seconda parte della vita di Glauco sarebbe stato veramente appassionante. Faremo la terza, non credo la prossima settimana perché sto mettendo il palinsesto, abbiamo tutti i giorni occupati, però a breve dobbiamo farla anche di Franco Fracassi successivamente. Insomma, questo format credo che abbia un discreto successo, piace soprattutto perché le persone che andiamo a intervistare sono persone di un certo spessore, ecco, non sono, diciamo, gli ultimi arrivati sulla scena della dissidenza o comunque della contestazione degli ultimi 4 anni, se Dio vuole. No, non possiamo dare più la parola a nessuno, Antonio, un attimo che devo chiudere la diretta e poi ci dedichiamo 5 minuti tra di noi. Allora, prima di chiudere io voglio ricordare che domani mattina non ci sarà il punto di vista del sabato con me, ci sarà sempre una trasmissione, sarà l'ora dell'avvocato Mario Di Primio, perché non l'ho dovuta fare slittare oggi a domani, quindi io vi aspetto domani mattina alle ore 9:20 in chat, 9:30 per la diretta, dritti e diritto con l'avvocato Mario Di Primio. Prima di salutarvi vi auguro una buona giornata, vi ci facciamo domani gli auguri per un sereno fine settimana, che io non chiamo weekend, stiamo cercando di eliminare tutte le parole in inglese fino a che è possibile. Mi dispiace per Glauco, invece lui è proprio un cultore e un conoscitore della lingua inglese. Un saluto a tutti e come sempre, e non mi smetterò mai di dirlo, no alla guerra, sì alla vita. Ciao. Ciao. La newsletter.
una risorsa sicura per restare uniti. In questi tempi, in cui l'informazione libera viene sempre più ostacolata dal regime del pensiero unico, la newsletter è il canale di comunicazione che offre maggiori garanzie di continuare a diffondere i nostri contenuti e restare in contatto con il nostro pubblico, senza subire censure né altre limitazioni. Iscrivendoti alla newsletter di Becciolini Network riceverai, direttamente nella tua casella di posta elettronica, contenuti in anteprima, approfondimenti e aggiornamenti sull'attualità, comunicazioni sulle nostre attività e iniziative. Iscriversi è facilissimo, basta comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica tramite il modulo online, disponibile all'indirizzo www.becciolininetwork.com/newsletter. Il servizio è gratuito e lo sarà sempre. Se non volessi più ricevere le nostre comunicazioni, potrai annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento dal link che troverai in fondo a ogni email che ti invieremo.